Camer, ristrutturazioni di interni. Via Aldo Moro 38, Sondrio. Per gli amanti dello sci alpinismo e per tutti coloro i quali apprezzano la bellezza ed il fascino della natura incontaminata, è oramai da considerarsi un appuntamento di rigore che negli anni si è guadagnato la notorietà ben oltre i confini provinciali e regionali. Parliamo del Valtellina Orobie, trofeo di ski alp, parte del campionato italiano assoluto e master a squadre, giunto quest'anno alla sua 34esima edizione. L'appuntamento da fissare in agenda è quello del 14 febbraio prossimo. Vedremo sul nostro territorio gli atleti più quotati a livello mondiale contendersi il titolo di campione italiano a coppie, che è la regina delle specialità dello sci alpinismo. Alla cabina di regia l'attivissima polisportiva Albosaggia, presieduta da Gianluca Cristini. Il Valtellina Orobie direi che una gara del palcoscenico sci alpinistico, un appuntamento fisso che tutti attendono. Speriamo quest'anno di riuscire a organizzarla senza gli intoppi che ci sono stati l'anno scorso, che poi ce l'hanno fatta sospendere. Noi siamo prontissimi, la neve è eccezionale, diciamo il comitato organizzatore sta già lavorando già qualche settimana, per cui direi che, salvo sviluppi dell'ultimo momento o al momento inattesi, direi che assolutamente non ci saranno problemi, sarà una bellissima gara. Gara bellissima, questo è innegabile, affiancata quest'anno dai 5 campioni della specialità, nomi noti alla ribalta internazionale e che presteranno il loro volto alla competizione. Michele Boscacci, Giulia Murada, Rocco Baldini, Silvia Berra ed Alba De Silvestro. È così che questo circuito, oramai tra i più blasonati, guarda oltre. È così che Albosaggia, perla delle Orobie, è pronta a candidare questo meraviglioso percorso dell'Alpe Meriggio alle non così lontane Olimpiadi Invernali del 2026, qualora lo sci alpinismo dovesse entrare a far parte degli sport in gara. E le novità non mancano. Ma la polisportiva Albosaggia sta guardando anche al domani, all'appuntamento olimpico del 2026, dove si è candidata come macchina organizzatrice, e posso dare in anteprima l'annuncio che la polisportiva Albosaggia, insieme alla Valmalenco, insieme al Comune di Sondrio, presenterà nei prossimi giorni alla Federazione Internazionale ISMF la candidatura per sostenere ed avere, prima del 2026, una gara di Coppa del Mondo o meglio ancora i campionati europei. Questo a dimostrazione come la macchina e la capacità organizzativa della polisportiva sia rodata e pronta ad affrontare qualsiasi evento o manifestazione. Sicuramente questo è un ulteriore banco di prova, ma noi diciamo non abbiamo sicuramente problemi, dimostreremo di essere all'altezza di organizzare al meglio i grandi eventi. Attitudine ampiamente dimostrata nell'organizzazione tecnica di un altro evento divenuto appuntamento fisso per gli appassionati di questa disciplina sportiva, il trofeo Gino Berniga disputato la scorsa domenica. Appena svolto domenica scorsa una gara di Coppa Italia, il trofeo Gino Berniga, direi che a detta anche di chi ha partecipato si è svolto tutto correttamente, direi una bellissima gara, molto tecnica, anche lì l'innevamento era eccezionale e diciamo, è stato un bel anticipazione di quello che poi dopo sarà il Valtellina Orobie. Dalla polisportiva Albosaggia sono usciti diversi atleti che oggi fanno parte della squadra nazionale e dell'esercito. 4 sono oggi quelli chiamati in nazionale: Giulia Murada, il grande Michi Boscacci, Rocco Baldini e Silvia Berra. Tutti atleti che sono cresciuti all'interno della polisportiva Albosaggia e poi hanno spiccato il volo.